Allora, parte praticamente dall'adolescenza, quindi con più la scoperta, i racconti dei più grandi, no? Di andare al Ok. bar, sentivi queste discoteche dove tutto era favoloso, no? Bellissimo. Yes, e ti riportavano queste famose cassette CD, no? E da lì poi è iniziato tutto, no? Chiuso in cameretta a sentire queste cassette CD, a finirle, fino poi a avere l'età giusta per cominciare ad andare, no? Quindi Ok. giusta, presto, perché infatti Presto. sì, diciamo quando sono riuscito a farmi dare il giusto lascio passare, dai. Giusto. È cominciato proprio 2004-2005 così, quindi si veniva dalle fortezze, Certo. cose, fine del JAIS, roba così, quindi techno, progressive, tutto quel Certo. mondo là. Poi sinceramente è rimasta, ho cambiato lavoro e mi ha portato lontano da un po' da questo mondo qui, Ok. quindi è rimasto grande amatore a ascoltare, roba così, però mai riaffrontato il discorso in pieno, no? Ok, però mai abbandonato del tutto. No, assolutamente, Ok. cioè abbandonato le frequentazioni proprio di frequentare, Certo. ok? Ok. Tutto ripreso in mano, finita questa esperienza lavorativa, ripresa proprio la voglia di suonare, Certo. quindi possibilità, ho cominciato a comprare attrezzature e messo lì a suonare Ok. ore e ore e ore e ore e ore allo sfinimento, no? E essendo, insomma, già un po' di anni, sei partito da vinile, subito No, digitale? vinile, la verità non lo tocco neanche, sono Ok. digitale, sono Perfetto. solo digitale e ovvio, vinili l'ho di ascolto, però non mi sono Certo. mai praticato proprio, mai Ok. neanche poche volte. Certo. E poi niente, negli ultimi 2018 ho ritrovato una vecchia amicizia Ok. che è parte dello staff di Fragola, quindi Pippo Ok. Cole e via discorrendo, e lì proprio mi si è riaperto il mondo, però con la visione da adulto, capito? Con la Ok. visione non da ventenne, la visione in altro, cioè un altro occhio, un altro Un altro punto orecchio, di un altro vista, ecco. approccio, Ok. ok? Da lì basta, è partita questa cosa. Quindi si entrava a far parte del Sì, gruppo. faccio parte del Ok. gruppo ormai da qualche anno, sì, e Ok. niente, è partita proprio questa ossessione nel cercare dischi, novità. Cominciato a ritornare fuori, quindi Ok. frequentare proprio altri gruppi che sono diventati amici, Certo. e da lì quindi comincia a captare nuove, tutte le nuove Ok. linee, nuove cose. In un periodo ti innamori dell'oscuro, un periodo Ecco, come ti vivite il cambio di gusto, ecco, e quanto è frequente? secondo me è lo stato d'animo in cui affronti la Ok. giornata, no? Giusto. Perché quel disco non è sempre uguale. Se lo ascolti un'ora diversa, un momento diverso, Uno magari ti stato può far d'animo schifo come differente, lo ami. bravissimo. Sì, questa cosa è Cioè, è come bellissima, quando vai a infatti. sentire quel DJ che magari non gli dai quel peso e ti svolta, come Vero. vai a sentire quello che ci dici, Madonna, oh, se Dio vuole, vuoi, e poi pam, vieni via. No, deluso, però dici, le tue Certo. aspettative non sono neanche arrivate alla metà. Quindi è Vero. lo stato d'animo in cui affronti questa Certo. cosa qua. In linea di massima, ecco, su che frequenze ti piace suonare, ecco. Linee, diciamo, Sì, che quali linee musicali? elettro, Ok. elettronica. Quelle anche magari su quale sei più influenzato, o che ascolti maggiormente. Ok. Elettronica colorata, mi piace. Sì, l'oscuro poco, diciamo le linee più Ok. cupe molto poco. E bisogna Ok. proprio, è comunque sia la linea cupa con un giro sempre bello spinto, ok? Non mi piace quel piatto, Certo. quella bolla che tende un attimino a ovattare tutto. Mi garba sempre Ok. il giro spinto, Ci sta, ci che sta. Bravo, diciamo muove sempre, dà quel sempre movimento che ti invoglia, no? Che ti mette sì. quel passo e dice soffermo, però muovo. Ok, e come vivi questo rapporto che appunto racconti te? Riesci sempre a vedere un riscontro anche dal pubblico? Riesci a capire se... Allora, anche quello, ti dico la verità, è stato d'animo. Cioè, c'è quel Ok. momento che ti metti lì e sei proprio, non guardi neanche la console, no? Sei sempre a Sì, tu spalla. per tu. Come c'è quella volta che tendo un attimino più, boh, a Bolla. chiudermi, a stare lì, sì, alzi l'occhio perché magari sai che quella ripartenza può creare quel movimento Vuoi giusto vedere cosa e vuoi vedere se lo crei, succede? quindi tieni la cosa. Tendo a vivere lo sento, no? Certo, Tendo più a sì. sentirlo che a guardarlo. Comunque cerco sempre, no, la spinta, no? Se vedi che il momento, quell'onda lì non è giusta, allora esci un Cerchi di attimino, raddrizzare un ecco, cerco po'. un attimino, Ok, e nell'ambito appunto in cui sono i te, ti sei sentito sempre libero, ecco, di esprimere ciò che vuoi? O c'è Yes. qualcosa che ti piacerebbe fare, che magari pensi che non possa essere ancora apprezzato? No, no. Ok.
perché tendo sempre a essere una linea più, non orecchiabile, più, secondo me, più gustosa a tutti, dai. Ok. Tendo, non ho proprio il gusto di andare quella cosa più meticolosa, certo, o più, no, tendo proprio a, boh, secondo me è una cosa più omogenea per tutti, quindi okay, chi o meno è, cioè, sì, sì, la sì, vedo sì, così, dai. E le influenze invece di questo tuo gusto come avvengono, in che situazioni, in quale è stato l'anno? Sinceramente appunto, ultimamente vengono quando vado al giro. Ok. Ok, vai a, esci fuori Roma, Torino, Genova, Napoli, esci fuori, magari senti proprio una cosa che non ti aspetti, appunto, no? Sì, porca miseria, questo... Ma non avevi fatto mai troppo attenzione a quel ramo lì o quella corrente lì? Quindi magari cominci a capire un paio di dischi, da lì ti segui, cominci a guardare una linea un attimino, certo, no? Dici dove mi sta portando, no? Magari delle volte ti interrompi subito perché non è tua. Certo. O in quel momento, come si diceva prima, non è tua. Non è tua in quel momento, sì, okay, sì, sì, sì. Come delle volte dici, porca miseria, sta a fare, mai sentito, micidiale, boom, bomba. Vero, verissimo. E quanto ha arricchito il mondo, appunto, clubbing nelle tue relazioni, ecco? O se già, appunto, vivevi il clubbing? Ha proprio svoltato intanto. Ok. Perché, come ti dicevo, la prima frequentazione rispetto alla seconda ci sei arrivato con una maggiore età. Quindi okay, una maggiore consapevolezza. Il salto appunto, che sì, c'è stato, sì, okay, ha fatto sì. Prima era più una, diciamo, più goliardica la cosa, adesso è proprio vai, hai la tua cerchia di persone, ti sei fatta e sulla sua linea, quindi senti, certo, appunto discuti delle cose, no? O bello, proprio questo no, questo sì, questo no, mi piacerebbe fare questo, fermo perché magari non è tuo o ci devi arrivare in un'altra maniera, c'è, certo, quel confronto adulto, diciamo. Adulto, sì, 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 sì. Quindi sì, mi ha arricchito proprio, mi ha fatto fare il livello. Ok, e con questa esperienza appunto accumulata, pensi ci sia un progetto, un obiettivo che ti sei posto oppure no, non hai interesse al momento? No, ho l'interesse, okay, perché ti ripeto, per me è proprio condivisione, certo, e voglia di stare insieme, cioè... Quindi ti ripeto, io preferisco veramente suonare quell'ora insieme agli amici che... Può fare la serata di loro, sì, suono, è un'altra emozione, ok? Sono però diversi. Sì, l'intimità mi dà proprio, okay, il mood, il che, mood. Che mi fa star bene. Quindi lì davanti. Quindi ti molto la vibe, oltre, sì, appunto, che è l'aspetto tecnico, sì, sia, quello, certo, lì va benissimo, c'è sempre. Però ecco, l'importante è che ci sia appunto, sì, una condivisione, sì, quel rapporto di condivisione. Molto bello. Io ti ringrazio, spero grazie che tu sia voi, stato, ragazzi, bene. E quando passare siamo qua. Grazie mille. Grazie a voi, ragazzi.